Campane tibetane nuove o campane tibetane antiche? Qual è la principale differenza e perché sceglierne una piuttosto che l'altra? Questo è un argomento nel quale potrei parlarne per ore, infatti nei miei corsi è uno degli argomenti che approfondiamo molto. Però appunto scopriamone intanto la differenza del suono. Questa è quella più nuova. Questa è quella antica. Come hai potuto sentire, la principale differenza sta proprio nel suono. Una campana antica ha un suono più caldo, più profondo, mentre una campana nuova ha un bel suono, ma è un po' più sbilanciato verso la parte acuta. Questo è dato anche proprio dal fatto della differenza dei metalli. Infatti una campana antica, lo vediamo già dal colore, è completamente diversa dalla lega, proprio perché in antichità si usavano più metalli. La leggenda dice che si usavano 6-7 metalli, ognuno connesso ad un pianeta. Tuttavia metalli come l'oro e l'argento darebbero una sonorità molto tappata, quindi sono presenti forse in piccolissime quantità. Campane più nuove invece hanno una lega bronzea con meno metalli, nonostante nei vari mercatini cercheranno sempre di vendervele come la miglior campana dai 7 metalli. E qui appunto poi la differenza però la fa il suono e quello lo si sente.